Anticipazioni il segreto. Don Filiberto, scioccato. Intrighi, piani oscuri, forti emozioni. Le anticipazioni il segreto preannunciano tantissimi colpi di scena. Dagli spoiler si evince che Francisca sorprenderà Lazzaro Campusano, intento ad assassinare Raimundo nel sonno. Ma per fortuna, in extremis, riuscirà a fermarlo ed a convincerlo che lei e Lulloa non c'entrano nulla con la morte del fratello. Quindi, spronerà l'uomo a lavorare per lei, affermando che farà di tutto per aiutarlo a rintracciare i veri colpevoli. Alla casona, intanto, si respirerà un'aria di forte tensione. Donna Begogna, avendo intuito qualcosa sulla paternità del figlio di Marta, comincerà ad esercitare una forte pressione su Rosa, che sarà sempre più fragile psicologicamente. I Miranar rientreranno inaspettatamente a Puente Viejo e Dolores sarà in ansia per la nipotina, che è a Siviglia e soffre di coliche. Secondo lei, la colpa di tutto ciò è da attribuire alla nonna materna. Iñigo inizierà a spiare Antonita e una volta giunto al padiglione avrà modo di vedere Jean-Pierre, l'amante di Isabel. Intuirà così che la marchesa gli ha mentito. Alicia vincerà le elezioni, verrà eletta sindaco di Puente Viejo. Don Filiberto, scioccato, non esiterà a mostrare tutto il suo disappunto. E poi? Cosa accadrà ancora? Lazzaro sta per assassinare Raimundo nel sonno, quando Francisca interviene e lo affronta. Vuole sapere chi è, e soprattutto il motivo, della sua spiacevole visita. L'uomo afferma di trovarsi a Puente Viejo perché intende vendicare la morte del fratello, Jeremias Campusano, ex scagnozzo di Eulalia Castro. La Montenegro riesce a persuadere Lazzaro. Gli dice che può aiutarlo a trovare il vero assassino del consanguineo. E in aggiunta a ciò, gli propone di lavorare per lei. I Miranar rientrano a Puente Viejo e Dolores è in forte ansia per la nipotina, che si trova a Siviglia e soffre di brutte coliche. Secondo la donna, tutta la colpa è da attribuire alla nonna materna della bambina. Emilia riferisce a Matias e da sua nuora l'improvviso sbattere di palpebre di Raimundo. Francisca lo trova meglio, più vivo e con un bellissimo luccichio negli occhi ogni volta che lo guarda. Thomas chiede spiegazioni a sua madre riguardo all'impegno preso con gli arcangeli. Isabel preferisce non parlare troppo e gli assicura che sono dalla parte giusta perché vogliono combattere la Repubblica per salvare il regime monarchico del momento. Thomas, poi, si interessa al fratello Adolfo, che è stranamente triste e combattuto. Il ragazzo, però, preferisce tenersi il dolore per sé. Thomas, inoltre, quando resta da solo, non può fare a meno di pensare ad Alicia. Arriva Makeda, ed entrambi commentano la sorprendente ed improvvisa felicità della marchesa, nonché la mancanza di indizi validi per localizzare il vero aggressore del capomastro. Iñigo sospetta qualcosa e decide di seguire Antonita, che si inoltra, credendo di non essere vista, verso il padiglione. Qui Makeda scopre che vi alloggia un uomo, ovvero Jean-Pierre, l'amante della De Los Visos. Arriva il giorno delle elezioni. Mauricio e il capitano Huertas controllano che tutto sia in perfetto ordine. Il sindaco saluta calorosamente la figlia di Jesus e le augura buona fortuna. Ignacio le assicura che il suo voto sarà per lei, in quanto confida nella nascita della cosa pubblica. Thomas incrocia la Urrutia, che gli lancia un'occhiata di grande disprezzo. I cittadini di Puente Viejo sono in attesa del risultato. Dopo qualche ora, ecco la grande notizia. A vincere le elezioni comunali è Alicia Urrutia. Don Filiberto è sconcertato, così come anche Francisca. Non possono credere ad una cosa del genere. Begogna prepara una merenda per far incontrare Rosa e Marta e per provare a distendere i rapporti tra loro. Ramon e Adolfo non si guardano nemmeno in faccia. I due affermano di avere fin troppi impegni per quella giornata e lasciano la suocera da sola con le figlie, che inventano prontamente una scusa per andarsene. Carolina e Pablo si godono il loro amore e non vedono l'ora di convolare a nozze. Tuttavia, sono molto preoccupati per la situazione di Marta e Rosa.
Begonia fa pressioni su Rosa. La prega di essere sincera ed onesta con lei. Cosa c'è che non va? Perché detesta la sorella? E soprattutto, perché tra Adolfo e Ramon non scorre buon sangue? La ragazza, tremando, nega ogni tipologia di conflittualità. Sua madre, però, non del tutto convinta, continua a farle pressanti domande. Rosa, furibonda, inizia ad urlare istericamente. Alicia spiega ai presenti che, sebbene la Repubblica abbia vinto, nella maggior parte dei capoluoghi di provincia, il blocco monarchico è maggioritario, in quelli principali. Per tale ragione, è ancora tutto da stabilire. Don Filiberto, alla notizia, non riesce a contenere la gioia. Maurizio si congratula con Alicia. Francisca, quando lo incontra, lo ammonisce. Per lei, la vittoria della giovane Urrutia non lascia presagire nulla di buono per Puente Viejo. Matias condivide tutta la sua preoccupazione post-elettorale con la moglie. Crede che i monarchici non accetteranno così facilmente la sconfitta e si ribelleranno. Il giovane prevede repressioni che si consumeranno nel sangue. Per lui, Puente Viejo pagherà un prezzo altissimo per essersi schierato per la cosa pubblica. Marcela è dello stesso parere. Anticipazioni il segreto. Prossime storyline. Rosa ha un piano crudele contro Marta. Nelle prossime puntate de El Secreto de Puente Viejo occorrerà prestare molta attenzione a Donna Begonia. Purtroppo sì, perché la signora Solozabal, dando sfoggio di avere ancora problemi psicologici, aizzerà Rosa contro Marta, portando la secondogenita a stilare un pericoloso piano contro la consanguinea. Ma ancora. In una recente intervista, Maria Buzzas, l'interprete di Donna Francisca Montenegro, ha rilasciato importanti aneddoti e curiosità sul suo personaggio. Dopo il consiglio, Donna Begonia Rosa stila un piano per eliminare tutti gli ostacoli al suo matrimonio. Nelle ultime puntate de Il Segreto, trasmesse su Canale 5 ogni domenica pomeriggio, i fans della soap assisteranno a dei colloqui tra Rosa Solozabal e Donna Begonia che, purtroppo, non lasceranno supporre nulla di buono. Sempre più instabile psicologicamente, la sorella di Marta e Carolina tenterà di fare tutto il possibile per nascondere il vero motivo dell'odio tra Adolfo e Ramon, con risultati, purtroppo, poco soddisfacenti. Comunque sia, dopo aver capito che la sua secondogenita è in crisi con il marito, la moglie di Ignacio passerà alle maniere dure e consiglierà alla ragazza un modo per provare a risolvere tutti i suoi problemi. Di cosa si tratterà? Prima di scoprirlo, occorre fare un passo indietro. Dando uno sguardo attento alle anteprime, si evince che tutto comincerà quando Ramon avrà la sensazione che il bimbo atteso dalla moglie sia del cognato, del quale la donna è innamorata e ricambiata. Inizialmente, il giovane proverà a tenere il dolore tutto per sé, gettandosi a capofitto nel lavoro. Le cose, però, come precisano gli spoiler, saranno destinate a cambiare in brevissimo tempo. Assisteremo a dei forti litigi tra i coniugi Solozabal e non solo. Perché Ramon darà l'impressione di odiare la moglie per l'inganno subito. E non solo. Lascerà intendere anche di aver cominciato a maltrattarla e picchiarla senza un briciolo di pietà. Ma ancora. Rosa, un giorno, dirà ad Adolfo di essere più che certa dei suddetti maltrattamenti. Il marchesino, sconvolto, si recherà dal cognato e tra i due si arriverà ad uno scontro fisico che lascerà temere il peggio. Sarà soltanto grazie all'arrivo tempestivo della governante, Manuela, accompagnata per giunta da Rosa e Marta, che la tensione si smorzerà in un attimo. Ignacio, informato dei fatti, non potrà credere alle sue orecchie. Begonia, invece, pregherà il marito di darle il consenso di intervenire nella faccenda per cercare di spegnere, una volta per tutte, l'astio tra i due cognati e le sue figlie. Ma non ci sarà verso. L'impresario affermerà che sono grandi e maturi quanto basta per risolvere i loro problemi senza l'intervento di terzi. Tuttavia, rimprovererà i generi per il comportamento tenuto in casa sua. Begonia, però, non potrà passarci su
e un pomeriggio intavolerà una discussione a dir poco delirante con Rosa. Gli spoiler al riguardo indicano che la moglie di Ignacio, ignara del fatto che Rosa abbia iniziato ad odiare la consanguinea, perché responsabile di tutte le sue disgrazie in ambito amoroso, troverà un modo per manipolare la figlia. E purtroppo le consiglierà di sbarazzarsi di tutte quelle persone che, in un modo o nell'altro, stanno cercando non solo di ostacolare il suo matrimonio, ma anche la sua felicità. La Solo Zabal, nei giorni a venire, comincerà a comportarsi male nei confronti di Marta, mettendola più volte in imbarazzo. Una mattina, inoltre, approfitterà di una colazione, organizzata da mamma Begonia, per chiedere scusa ai suoi familiari per i suoi recenti comportamenti. Poi, quando resterà da sola con la sorella maggiore, non esiterà a deriderla e ad umiliarla. Con il passare dei giorni, dunque, sarà chiaro a noi telespettatori che la Solo Zabal abbia in mente una terribile vendetta contro Marta. E c'è dell'altro, perché in tale suo oscuro progetto saranno coinvolti, loro malgrado, anche altri personaggi. Begonia, infatti, si scaglierà contro Manuela, che vedrà come un ostacolo al suo rapporto da ricostruire con Ignacio, data la forte complicità esistente tra la donna e l'impresario. La donna, infatti, in preda alla pazzia, non esiterà a far ruzzolare giù per le scale la povera domestica, che cadrà a terra tramortita. Cosa ne sarà della buona inserviente? E soprattutto, su cosa si baserà il piano di Rosa contro Marta? Includerà anche Manuela? Pare di sì, visto che la governante si salverà, ma verrà condotta in ospedale, ove passeranno a trovarla Rosa e sua madre, con intenzioni poco nobili. Maria Buzzas non ha visto il finale della soap. Ecco perché. Il Segreto, la popolare telenovela spagnola tanto amata in Italia, ha chiuso i battenti in terra natale, dopo ben 7 anni e 12 stagioni di messa in onda. Riguardo al gran finale, sono ancora tanti gli interrogativi che attanagliano i fans. E questo perché, nel corso dell'episodio conclusivo, verrà svelato anche il cosiddetto segreto de Il Segreto. Intanto, l'attrice Maria Buzzas, che nella soap ha vestito i panni, fin dal primissimo appuntamento di donna Francisca Montenegro, ha rilasciato una intervista, ove ha rivelato aneddoti e curiosità sulla seguitissima soap. Ad esempio, ha affermato che gli autori, per informare lei ed i suoi colleghi della fine de Il Segreto, hanno riunito tutti nella piazza di Puente Viejo ed hanno poi dato la scottante comunicazione. Ha aggiunto che non si è trattato affatto di qualcosa di inatteso. In verità se ne parlava già da un po'. Negli ultimi anni, Il Segreto ha subito un drastico recast e, conseguentemente, anche un calo degli ascolti. E questo è per molti il motivo vero della crisi, nonché della fine della produzione di nuove puntate. L'attrice, inoltre, ha descritto anche il suo personaggio. Ha definito la matrona come una donna che ha sofferto molto, arida, inespressiva, cattiva, che porta dentro di sé tanta rabbia e dolore. Un personaggio arcigno, dunque, che la Buzzas ha impersonato egregiamente. Ha ammesso inoltre che non si è ispirata a nessuno. Sarebbe bastato guardare un telegiornale per vedere così tanti personaggi malvagi, ha concluso. Maria Buzzas, invece, è una donna timida, discreta e molto schietta. Ed ha puntualizzato che il successo inaspettato del Segreto l'ha portata a rinunciare ad interessanti offerte di lavoro provenienti anche dal mondo del cinema. Con la fine della trasmissione, l'artista ha specificato di avere molto più tempo libero, che spesso utilizza per coltivare le sue più grandi passioni, che sono passeggiare e salire sugli alberi. Infine, ha aggiunto di non avere ancora guardato la puntata finale della soap. Anzi, dell'ultima stagione ha visto poco e niente, in quanto sarebbe un'emozione troppo forte. La vedrà, dunque, appena si sentirà pronta. E voi? Cosa ne pensate della decisione di Maria Buzzas? Ve l'aspettavate? Gli spoiler del Segreto ci lasciano anche questa volta. Ma torneranno prestissimo, per appassionarci come non mai. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace.
Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.